evento giovane, sicuramente un evento giovane dedicato a tutti i giovani dentro. Sì, è un evento che abbiamo voluto col cuore come attività di Carmagnola, quindi noi come birrificio, la trattoria della vigna, ma al contempo stesso anche il comune, un evento che accomunasse nuovi birrifici della scena italiana, più che italiana piemontese, della provincia di Torino, di Cuneo, che comunque accomunasse tutti i giovani del Piemonte. Quanti e quale birre stasera in degustazione? Stasera troverete una ventina, 20-25 birre che spazieranno dalla provincia di Cuneo alla provincia di Torino, birre sia in stile belga che in stile inglese, birre in stile tedesco e birre anche molto particolari, da birre barricate, birre aromatizzate alla menta, di Pancaglieri, birre alla Marena, quindi una bella varietà veramente importante. Ecco, parliamo della particolarità dei birrifici locali della zona. Che cosa possono offrire di diverso? Beh, possono offrire ogni stile, ogni birraio porta la sua birra, porta le sue materie prime, porta il suo DNA al 100%. Tenete conto che il panorama piemontese delle birre è il primo panorama che c'è nella scena italiana, dove conta la bellezza di 75 birrifici e anche qualcosa di più. Ecco, quindi diciamo che non soltanto più prodotti tradizionali a cui eravamo abituati a sentir parlare nel nostro territorio, ma diventa un prodotto tipico anche la birra a questo punto a Carmagnola. Sì, un prodotto tipico per un motivo: l'acqua di Carmagnola è un'acqua molto 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 buona, un'acqua comunque con delle caratteristiche dure, ma che comunque danno essenzialità e comunque una birra unica nel suo genere. Passiamo un attimino all'abbinamento birra-cibo e vediamo stasera che cosa viene proposto anche in questo senso. Allora, questa sera, come prima edizione del Fermento Giovani, abbiamo scelto di portare qui a Carmagnola, al ristorante e alla Trattoria della Vigna, al parco, dei produttori carmagnolesi, per cui gli stand sono di carmagnolesi e attingiamo a prodotti del territorio, come di norma fa già il ristorante. Anche in questo caso, in questo cortile, abbiamo tutti i prodotti del territorio. Andiamo da produttori di carne, sia di vitello che di maiali, abbiamo i formaggi, abbiamo la canapa, che è importantissima. Carmagnola ha una grandissima storia sulla canapa, abbiamo quindi anche focaccia con la canapa e dei prodotti fatti con la canapa carmagnolese. La canapa adesso si può utilizzare anche dal punto di vista alimentare, con della farina, con gli oli di canapa, con i semi di canapa, quindi questa è un'altra cosa molto interessante. Quindi prodotti di Carmagnola, prodotti del territorio, prodotti proposti questa sera come cibo di strada, quindi con un costo abbastanza limitato e accessibile a tutti, che secondo noi è la cosa più importante, perché in questo momento in cui, non solo in questo momento, ma soprattutto in questo momento in cui è necessario che si possa produrre per vendere, per riuscire a far muovere e far lavorare le persone, poter far lavorare le persone che producono nel territorio, oltretutto prodotti di altissima qualità, prodotti che sono buoni, sono conosciuti e sono lavorati bene, direi che è comunque una nostra, non solo un'ambizione, ma anche una necessità e una cosa giusta da fare. Un contributo sempre importante arriva dal comune di Carmagnola, che crede e sprona queste nuove iniziative. Sicuramente, innanzitutto perché è un'iniziativa che favorisce le attività del territorio, come hanno detto Alessandro e Massimo, non soltanto le attività produttive, e poi abbiamo anche i birrifici ospiti. Abbiamo anche il contributo delle varie realtà sociali del territorio, perché non dimentichiamoci che in questa manifestazione vengono convogliate le energie del Circolo Arci Margot, dell'Associazione PAM, del Circolo Mambo Giambo, quindi diciamo un'organizzazione tutta carmagnolese per un pubblico che da Carmagnola può venire a piedi, come ho fatto io questa sera, e così può bere anche qualche birra in più, ma che ci auguriamo nel tempo diventi un appuntamento fisso nel panorama provinciale, perché no, regionale. Ecco, abbiamo parlato di pubblico, sicuramente stasera è la prima sera, l'inaugurazione, non possiamo ancora fare bilanci, ma sicuramente possiamo invitare tutti a venire a raggiungerci nelle prossime serate. E che cosa troveranno? Ma nelle prossime serate troveranno, da domani sera troveranno l'associazione PAM, che farà una delle jam session che raggruppate dal nome Palco Libero, dove l'avete già trovato in giro, ma per questa edizione sarà nel suo massimo splendore, dove troverete qualsiasi genere, quindi dal genere rock al genere country, a qualsiasi genere musicale possiate immaginare. E per domenica?
Per domenica avremo il Mambo Jumbo che farà musica country. E perché devono venire a Carmagnola e non a un'altra festa della birra? Devono venire a Carmagnola perché comunque c'è una bella varietà di birre, quindi come abbiamo detto prima 25 birre, tanta musica, tanti giovani e non solo, famiglie, di tutto di più. In più troverete il laboratorio del 14 con Slow Food, Università di Gusto e tutti i mastri birrai. Dove tutto questo? Parco della Vigna a Carmagnola, via Francesco Sales 188.